innanzitutto dei bellissimi titoli, quindi complimenti, complimenti alle persone che conosco personalmente, cioè Luciana, Milena, Liga, e i titoli però erano molto belli. Tu non scrivi poesie, vero? Scrivi soltanto... Allora, in verità non le ho ancora mai condivise, penso che c'è un tempo per tutto, però la poesia senz'altro è una mia forma di espressione. Trovare il mio equilibrio. Ora. No, Bruno, non posso, però ci sarà quel momento. È certo però che è senz'altro una forma d'arte che amo profondamente. Grazie. Avendo fatto tanti reading quest'anno interno 4, devo dire che ho visto tantissimi bravissimi poeti. Ieri sera, per esempio, ho ospitato un reading di una poetessa che aveva, che ha scritto un libro che si chiama Questa non è una poesia, citando la famosa Bimba, e è venuta a interpretare le poesie un rapper. Quindi credo che poesia, per fortuna, sia un linguaggio che piace anche ai giovani. Tu, da direttrice di questa biblioteca, che ne pensi? Noi lavoriamo moltissimo con la poesia. Quest'anno poi ci siamo messi particolarmente alla prova, perché la Biblioteca Antoniana nel mese di novembre ospita una dedica l'intero mese al verde. Noi avevamo un carissimo amico botanico, che era amante della poesia e scriveva poesie soprattutto legate al verde. Nel Bibliocrin della Biblioteca Antoniana abbiamo dedicato a questa straordinaria persona, che era il professor Giuseppe Sollino, una mostra di poesie che rappresentavano l'occasione in sala per la condivisione con le scuole che hanno frequentato la biblioteca. Quindi l'intero mese è stato caratterizzato da una selezione di poesie proprio sugli alberi. Tra l'altro era l'esposizione, lo voglio dire perché ci ascolterà senz'altro, era l'esposizione anche una poesia di Lucia Marchi, che è stata qui proprio con Dina, con la presentazione della sua sintesi poetica, quindi l'abbiamo selezionata proprio tra le sue. E inoltre, nel mese di maggio, quest'anno la campagna nazionale di promozione della lettura del Centro per il Libro e la Lettura, il CREPEL, alla quale avete aderito anche con Dina, promuoveva anche nel motto generale Se leggi sei forte, stabiliva una sezione proprio dedicata alla poesia. Anche in quel caso l'abbiamo condivisa con la scuola, perché è un modo per... Io ospito davvero tantissimi studenti qui, quindi leggiamo e la poesia diventa anche l'occasione per una serie di riflessioni importanti che condividiamo con loro. E sì, i giovani effettivamente riescono oggi, probabilmente questo linguaggio proprio nuovo anche nella musica ha agevolato questa attenzione alla poesia, l'ho riscontrato anch'io qui in Biblioteca Antoniana. E, per me è veramente una grandissima occasione questa sera condividere questo momento con voi. So che la serata proseguirà anche con gli ospiti illustri che sono in sala. Grazie per avermi dato l'onore di poter citare l'elenco dei finalisti del Premio Internazionale Otto Migliori. Grazie ancora. Grazie a te.